Buonasera Forlì e benvenuti al Radio Bruno Estate. Eccomi, aspettateci solo. Oh, siete qua. Ragazzi, tutto è praticamente pronto. Grazie che ci avete scelto ancora una volta. Grazie per aver scelto di guardare questo video che vi farà vivere l'emozione del Radio Bruno Estate. A me non resta che augurarvi e dirvi benvenuti alla puntata numero 2 del Radio Bruno Estate a Forlì. Scappo. Come detto, il Radio Bruno Estate lo si segue da sotto gli spalti, ma lo si ascolta anche in radio. E questa è la postazione che ve lo fa vivere. Ciao Anto! Ciao Enzino, stiamo raccontando in diretta il Radio Bruno Estate, siamo in diretta su Radio Bruno, sono Antonio Valli, vi saluto, vi porto a casa l'emozione, l'entusiasmo, il calore di questa massa incredibile che avete davanti, che probabilmente avrete già inquadrato in ogni prospettiva possibile e immaginabile. Come il dito scoma scola, te lo dico solo ora, dico no, ma è là, sono arriva l'estate e Pago non perde l'appuntamento di essere con noi al Radio Bruno Estate. Ciao Pago. Ciao, secondo te un sardo può perdere l'estate? No, non se ne parla ragazzi, non se ne parla. Dillo che si perde un chilo e mezzo solo a preparare il Radio Bruno. E va bene, c'è da dire la verità, è un lavoro molto grosso che inizia con mesi di anticipo rispetto a quanto si vede qui. Questo qui è proprio il frutto, la punta dell'iceberg. Però è un lavoro entusiasmante quando si vede un pubblico così, così bello, così. Se volete tenervi in forma come lei, organizzate a casa vostra un Radio Bruno Estate. Dai, provateci. Allora, non a Paola e Chiara, non a Giussi Ferreri, ma a te, l'unico mazzo di fiori di Radio Bruno Estate. Com'è sta storia? Guarda, beh, è che mi porti i fiori Alessia Ventura è una cosa un po' insolita. Cosa te l'hanno fatto ricapitare delle ascoltatrici oggi nel pomeriggio con Interflora? Ah, sì, allora... Ah. Il Radio Bruno Estate non dico che è fatto soprattutto, ma è fatto solo di grandi fan. Allora, perché cercasi l'uomo per Robby, che l'uomo Robby ce l'hai, Pasqualino? No, non è Pasqualino. È solo perché sei invidiosa, scusa. No, Roberto è single. Se lo dice lei. Solo per voi questa sera! Volevano accoglierti così dalla scalinata dicendo te brucia, però non posso più farlo perché sta per uscire l'album, niente. E non brucia più. Devo dire invece il titolo? No, non ho più paura, che è il titolo del CD. Okay. Da ti brucia, non ho più paura. Non ho più paura. Ciao, sono Enzo Ferrari e la prossima volta se mancate a Radio Bruno Estate ci arrabbiamo. No, ragazze, scusate ragazze. Lo porto un attimo via, scusate. Marco, basta, cioè, qui c'è il concerto, basta. Scusa, io tutti i giorni, il fans club, le lettere. Una volta che posso vedere i miei fan, posso venirli a vedere? Vabbè, e vieni con me, vieni di come di là, scusa. Con noi della Radio Bruno Estate, Forlì come ha reagito? È stato bellissimo, cioè una piazza così ci vorrebbe ogni giorno. Questa sera sono almeno 20.000 persone, ma a Forlì siamo sempre andati molto molto bene, siamo molto grati a questa città. Prossimo appuntamento a Carpi il 23. Lo so che magari non è da fare paragoni, possiamo dire di aver battuto il Radio Bruno Estate di Forlì dell'anno scorso? Ma occhio direi di sì, occhio direi di sì. Parola dell'organizzatore. Finalmente le donne che lavorano. Di ogni mia abitudine, in fondo siamo stati insieme e non è un piccolo particolare, no. Ti
curioso di sapere qual è stato quel momento, quell'episodio che ti ha fatto capire: oh, ce l'ho fatta. Ma guarda, come dicevi tu prima, ci sono state tante difficoltà. Diciamo che ho avuto difficoltà nel rappresentarmi come cantautrice. E il mio programma, cioè il programma X Factor, mi ha dato tanta fortuna, perché essendo un programma di cover sono riuscita ad emergere in questo modo. L'estate che fa rima con i Tazenda, perché io quando entra il 21 dico evviva, adesso Beppe e gli altri arrivano con una bella canzone. Beh, leggevo un piccolo passo del vostro nuovo pezzo ed è di una delicatezza estrema dedicata ad una terra, ma l'attenzione che state mettendo nei confronti della terra nasce anche da questa situazione un po' ecoambientale tremenda dell'ultimo periodo? Ovviamente sì, cioè è un tema molto scottante il fatto dell'ecologico, ma non solo, ecologico anche il nostro piccolo microcosmo che siamo noi. È quello anche da curare. Se non curiamo quello, è difficile curare anche il microcosmo che calpestiamo, il macrocosmo che calpestiamo. In cui hai scritto tantissime delle tue canzoni, ti saresti mai aspettato che nel 2008 la gente, i ventenni di adesso, in discoteca, magari ad un certo punto la musica dance, parte Figli delle Stelle o la canzone che hai appena eseguito e diventano ancora matti? Senz'altro no, senz'altro no, e la cosa poi man mano ha cominciato anche un po' a terrorizzarmi, devo dire, che poi ti vedi appunto questa reazione a distanza anche, insomma. Noi stiamo cercando i sonore, stiamo cercando i sonora che dicevano fossero qui. Andiamo a vedere cosa stanno facendo i sonora. Ciao sonora! Non erano i sonora. Dammi l'estasi, sono in orbita, Kama Sutra. Una nuova esperienza per voi, l'apertura di una casa discografica, quindi vi buttate a produrre la vostra musica. Abbiamo aperto l'etichetta un anno fa, dopo 10 anni con una grande casa discografica come la Sony, ci siamo fatte molta esperienza e a un certo punto abbiamo deciso che era il momento per noi di prendere proprio le redini del nostro progetto in modo più specifico. Andiamo un attimino a disturbare il nostro amico Paolo. Paolo, ma perché parli sempre con questo giovane signore? È il mio ragazzo, il mio figlio. Beh, posso farti una battuta che mi hanno fatto dal camper? Sì. È tutto la mamma. meno male. Però è tutta la mia vita, guarda che bellezza. Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore. È così, sono solo anch'io. Come e quella che avete appena visto è l'esibizione dei sonora. Questo serve a me, ragazzi, per ringraziarvi di aver affollato Piazza Saffi, ma soprattutto per aver scelto di guardare questo video sul sito www.radiobruno.it. Come io ho aperto questo filmato, a me il compito di chiudere, quindi di darvi un grande arrivederci alla prossima data, che è proprio praticamente vicina. Scusi, sto lavorando. Sto lavorando. Ci vediamo il 23 luglio a Carpi.